Ettore Battaglione ai nostri microfoni. River Basket Orzinuovi batte Trenzano in un accesissimo derby 5-5-48 a caldo. Un tuo primo commento. È stata una partita molto dura dal punto di vista fisico per noi, visto che loro erano molto più grossi di noi. Abbiamo fatto abbastanza fatica a tenerli in penetrazione e da sotto. Poi siamo stati molto bravi a vincere, anche se siamo stati sopra tutta partita. Alla fine abbiamo rischiato di andare a perderla, come spesso facciamo sfortunatamente in questo campionato. Ma per adesso ci sta andando abbastanza bene, quindi portiamo a casa 2 punti e speriamo di continuare così. È una novità il campionato di promozione, tu hai fatto anche qualche altra categoria, e come lo stai trovando tecnicamente? Guarda, io dopo il primo anno a Castel in promozione, un anno a Solesine in Serie D, mi trovo abbastanza bene in promozione, cioè è un po' come me lo aspettavo, un campionato molto fisico dove devi essere preparato a prendere molte sberle, molte botte, perché anche gli arbitri giustamente lasciano correre molto, perché altrimenti tutti andremo fuori per 5 falli. E detto ciò, dal punto di vista tecnico ho trovato fino adesso delle squadre abbastanza buone, chi più chi meno, tutte però su un buon livello, non c'è per adesso una squadra più forte tra quelle che abbiamo trovato. Ecco, hai detto un campionato dove gira qualche botta, e forse è anche il campionato giusto per fare imparare un po' di fisicità a una serie di ragazzini come sono i nostri under 19 che sono aggregati. Come li vedi? Sicuramente meglio, dalla prima partita in poi stiamo continuando a migliorare tutti, soprattutto i nostri giovani che stanno facendo un'ottima esperienza e si stanno facendo, come si suol dire, le ossa per poter affrontare campionati futuri. Per quanto riguarda me, già in passato mi era servito molto fare la promozione e prendere le cosiddette legnate, botte e così via, quindi penso che possa fargli molto bene e che dovranno farne tesoro, perché poi quando andranno più avanti nella loro carriera gli servirà. È la terza vittoria consecutiva, quindi quarta vittoria consecutiva, quindi siamo anche lanciati. Non diciamo niente, stiamo con le ali basse e continuiamo a remare e portare avanti la barca, e speriamo che continuino ad arrivare i 2 punti, poi a fine anno vediamo come va. Grazie. Grazie Mario. Sportivamente il coach del Trenzano Maestrelli ai nostri microfoni. Non una grande prestazione, non una grande serata del Trenzano, anche se qualche assenza importante c'era. Sì, beh, le assenze per quel che mi riguarda hanno sempre torto, quindi non mi interessa il discorso assenza. Abbiamo giocato veramente male, è un periodo che stiamo giocando veramente male, nonostante in palestra ci stiamo allenando, devo dire, bene, perché i ragazzi si stanno comportando bene, impegnati. Ci manca naturalmente un po' di tranquillità e forse quel briciolo di fortuna che, ecco, per sbloccarci. Sicuramente dobbiamo lavorare ancora molto per quanto riguarda la fase offensiva, dove siamo sempre molto lenti e molto ingolfati. La differenza invece, ecco, magari nell'aspetto difensivo siamo riusciti a ottenere un pochino più di energia, un pochino più di intensità. E 55 punti presi possono essere anche, diciamo, se vogliamo, una buona notizia. Sono i 48 segnati, che sono veramente, ecco, pochi per poter pensare di fare il campionato che avevamo in mente di fare. Ecco, hai parlato di campionato che avevate in mente di fare, non dico che eravate partiti con i favori dei pronostici, però dopo il bel campionato dello scorso anno sicuramente eravate una delle squadre più attese in un campionato che comunque rimane equilibratissimo. Io mi ricordo che la settimana scorsa avete perso solo al supplementare, altre volte vedo partite tirate fino alla fine, anche questa sera diciamo che a 2 minuti alla fine la partita è ancora apertissima. Sì, sì, siamo sempre lì, un punticino avanti, un punticino sotto. Qualche volta rincorriamo per l'intera gara perché magari partiamo male, poi il carattere c'è, la voglia c'è e poi arriviamo sempre lì a un centimetro dal traguardo e lì ci fermiamo. Il campionato dello scorso anno è stato sicuramente un signor campionato, abbiamo cambiato molto rispetto allo scorso anno come roster, vediamo, speriamo anche di riuscire a trovare un pochino di alchimia in questa rosa e vediamo, ecco, dopo quando saremo al completo magari ci esprimeremo meglio, però ripeto, gli assenti non devono essere mai un alibi,
siamo in tanti, abbiamo fatto una scelta, un gruppo numeroso, folto, con diciamo, ecco, magari non la prima donna, ma 14-15 discreti giocatori per la categoria che possono comunque dare il loro apporto importante. Da queste prime giornate che campionato stai vedendo? Tecnicamente e cos'è che ti è particolarmente impressionato? C'è già qualche squadra che secondo te è messa meglio? Ma San Zeno per quanto riguarda l'aspetto esperienza, anche se un po' corta come numero giocatori e come qualità, però è indubbia. Mi è piaciuta molto la Fortitudo, ragazzi giovani, ben allenati, buoni fondamentali, ragazzi che poi fanno 4-5 allenamenti a settimana, doppi impegni, sicuramente a lungo andare diranno la loro nonostante la giovane età. Poi per il resto molto molto equilibrio, Ospitaletto che come immaginavo si è ripreso, è ben allenato da Moretta e comunque ha dei buoni nomi, però ecco, grande equilibrio, non c'è sicuramente la corazzata dello scorso anno, non ci sono le due tre squadre che possono dire ammazziamo il campionato. L'anno scorso c'erano Iseo, c'era MGM, c'era appunto il Lumezzane, quest'anno ecco, c'è sicuramente molto più equilibrio. Grazie, in bocca al lupo per il resto del campionato anche al Trenzano. Grazie.